Quando uno mi dice, ma come si fa a vedere il Cuneo Salino? Ecco, in fondo c'è il mare e a monte c'è il monte. Da qui vediamo che l'acqua del mare sta risalendo. Ecco, quando uno dice, come si fa a vedere il Cuneo Salino? Eccolo qua il Cuneo Salino. A valle c'è il mare, di qua c'è il monte e vediamo che l'acqua sta risalendo verso monte. E risale per 34 km. E poi c'è un altro modo di vederlo, buttiamo un bastone nel fiume. Normalmente in un fiume butti un bastone e dovrebbe andare verso valle. No, qui l'acqua, il bastone se ne torna verso monte ed è evidente che c'è un problema. E come ogni problema c'è sempre una soluzione. L'idea è quella di realizzare una unica innovativa barriera antisale alla foccia del Po di Pila. Il ramo principale del Po porta via oltre il 50% della portata. La logica, per chi ha il giardino e innaffia il giardino con la gomma, è quella di fare dei buchi sulla gomma che innaffia il giardino. Aprire l'acqua, metterci il pollice davanti, cosa succede? Succede che aumentano gli zampilli sui lati. La logica è esattamente questa. Quindi, mettendo un tappo qua, facendo un rigurgito di 80 centimetri, perché 80 centimetri? Perché se facessimo un rigurgito superiore agli 80 centimetri andremo ad interessare la vegetazione riparia, andremo ad interessare tutta una serie di problemi che da un punto di vista ambientale non possono essere affrontati e risolti. Abbiamo presentato l'idea all'Accademia dei Lincei ancora parecchi anni fa. E i risultati del modello matematico sono lusinghieri. Mettendo quella struttura, che è una specie di mose che si alza quando c'è la risalita del Cuneo Salino, questo mose si alza, trattiene l'acqua di monte, questa fa rigurgito, gira. Questa simula cosa? Simula come se ci fosse a Ponte Lagoscuro 3 volte la portata che c'è in quel momento. Cioè, la reazione di questa struttura intanto impedisce all'acqua salata di risalire sul ramo principale del Po e mi crea un rigurgito che mi ricaccia l'acqua sugli altri rami. E nella cartellina, questa cosa l'abbiamo studiata e proposta all'autorità di bacino. Dentro la cartellina c'è la lettera dell'autorità di bacino che scrive al Ministero Infrastrutture e Trasporti, Ministero per l'Ambiente e la Regione del Veneto, con la quale propone ai ministeri di far cosa? Di finanziare il progetto, che non lo deve fare il consorzio, il progetto lo può fare l'autorità di bacino, lo può fare il ministero, lo può fare l'ingegno civile, lo può fare AIPO, lo può fare chi vuole il progetto, però è necessario, se ci sono delle idee, che questo progetto venga approvato, altrimenti l'anno prossimo con lo stesso problema ci troveremo ancora qua a dire il sale, sì, ma in tutto questo tempo non abbiamo mai pensato a soluzioni alternative. Certo, potremmo fare ulteriori invasi, potremmo fare anche altre cose, ma la soluzione del problema, secondo me, è solamente questa. Siamo andati nei dettagli, poi c'erano altre idee progettuali sui altri rami del fiume. Sono stato velocissimo, come promesso, Sì, va Presidente. bene Quindi così. l'idea e la proposta che ha fatto il Presidente è quella di capire se si riesce a fare squadra e in qualche maniera sollecitare chi deve finanziare queste opere, e in questo momento è il momento principale, di finanziare almeno il progetto, almeno da dire abbiamo un progetto che può darci una soluzione. Se non riusciamo a farlo, l'anno prossimo, la prossima crisi idrica, ci troveremo ancora qua a piangerci addosso, a dire non abbiamo fatto niente. E ci piangeremo ancora addosso lamentando i danni che sono stati causati dal Cuneo Salino. Che ripeto, non è un problema solo agricolo, non è un problema solamente di idropotabile, ma è un problema di carattere ambientale. Qui c'è il turismo, area MAB, SIC, SIC di Parco, importanza comunitaria, zone di parco. protezione speciale, abbiamo un parco, quindi sta a noi capire in che direzione dobbiamo andare. Chiedo scusa se vi ho rubato 10 minuti, ma era importante, se andiamo a vedere questi siti, capire di cosa si tratta.